quasi all'inizio della processione, di rivolgere un caro saluto a tutti i pellegrini presenti e ai devoti dei Santi Medici. Questa terza domenica di ottobre a noi tutti tanto cara. Mentre portiamo le immagini dei Santi per le strade della nostra città, sentiamo che Dio ci cammina accanto ed è in mezzo a noi. Permettetemi un ricordo particolare per tutti gli ammalati. Invito tutti quanti a fare un attimo di silenzio, pensando a tutti gli ammalati, anche quelli che vorrebbero stare con noi, camminare con noi, guardando con fiducia ai Santi. Sono tanti, troppi. Invito a far silenzio e a pensare a loro e anche a quelli che non conosciamo. Purtroppo sono di tutte le età. Preghiamo per loro mentre camminiamo, mentre viviamo questa processione in spirito di fede, di speranza e di carità. Non dimentichiamoli, non solo oggi. Oggi nella preghiera li portiamo con noi, da domani nella carità fraterna, nell'incontrarli, nel visitarli, nel farli sentire amati. Perché c'è un dramma più grande della malattia e della solitudine della malattia. Nessuno resti solo. Chiedo ancora la cortesia a tutti quanti voi di fare silenzio. Questi ceri dicono la nostra preghiera ai Santi, a Dio, soprattutto per gli ammalati. E anche per loro viviamo bene questa processione, in questa giornata. E prima di continuare, permettetemi ancora un ricordo particolare in questo anno del 25° anniversario della Fondazione Opera Santi Medici, che da 25 anni sul nostro territorio e non solo segue, assiste, accompagna, ama diverse persone in difficoltà, dagli ammalati dell'hospice alle persone colpite dall'AIDS nella casa alloggio, alle donne con figli, ai bimbi e ai ragazzi del centro diurno e del sostegno scolastico, alle persone della mensa, del centro di ascolto, ai tossicodipendenti della comunità Lorusso Ciparoli, le tante povertà di cui il Signore, sull'esempio dei Santi, ci invita a prenderci cura. Invito a vivere bene con ordine la processione. Camminiamo insieme. Evviva i Santi Medici!